Dall'8 dicembre al 6 gennaio Teggiano ospiterà una serie di eventi che vengono racchiusi all'interno della manifestazione intorno al presepe Itinerario tra luce e storia. Si tratta di numerosi appuntamenti che alleteranno i teggianesi, non solo, durante le festività natalizie, dal Capodanno in piazza con in musica manovella a diversi presepi allestiti in tutta Teggiano, ad altri eventi che verranno organizzati nel corso delle serate. Per spiegare tutta la manifestazione e gli obiettivi della stessa, ascoltiamo le interviste. Noi quando abbiamo, come dire, iniziato la nostra campagna elettorale, uno dei nostri primi obiettivi era quello di valorizzare questo centro storico che riteniamo incredibile per bellezza, per fruibilità, purtroppo poco conosciuto e forse poco apprezzato anche da noi stessi teggianesi. Le manifestazioni che, invernali, per così dire, come questa intorno al presepe, è proprio, come dire, un tassello di questa scommessa. Per la verità, già vinta l'anno scorso, perché la manifestazione, le suggestioni di luce dello scorso anno ha consentito di far entrare Teggiano in nicchie in cui non sarebbe mai entrato diversamente. La manifestazione di quest'anno, resa possibile anche grazie e soprattutto grazie a un finanziamento della Regione Campania nella misura 1.9, che ci ha consentito di fare il restyling a uno dei monumenti più belli di Teggiano, che forse ne rappresenta il simbolo, che è quello dell'antico seggio, di ricreare le suggestioni di luce, ma anche la scommessa quest'anno è ancora più forte di valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio, del nostro artigianato locale, in un coinvolgimento di tutta la popolazione, così come è stata per la principessa Costanza. È in tutto in chiave medievale, perché alla tavola della principessa Costanza in effetti rappresenta, come dire, il filo ideale che unisce anche questa manifestazione. Un intorno al presepe con ricchi eventi, è difficile trovare uno spazio vuoto nel calendario di quest'anno. Sì, diciamo, è stato un calendario abbastanza denso di appuntamenti, come diciamo l'anno scorso. È un calendario pieno, ricco di eventi diversificati, che inizia l'8 dicembre con uno spettacolo degli Arteteca di Made in Sud e poi, diciamo, continua con una festa di Capodanno in piazza con il musico manovella. Abbiamo la Proloco di Teggiano, che è coinvolta nel progetto con la rievocazione del presepe medievale e delle taverne, e abbiamo, diciamo, molte altre associazioni che organizzano eventi per arricchire, diciamo, le vacanze natalizie. Penso proprio di sì, la collaborazione è fondamentale sempre, in ogni aspetto della vita e soprattutto quando ci sono delle cose da organizzare, le varie forze, le sinergie di enti, associazioni sono importantissime. Per quanto riguarda questa manifestazione, vuole dare quest'anno un taglio medievale intorno al presepe, e quindi quando si parla di Medioevo, l'ho detto anche prima, non si può prescindere da parlare della Proloco, perché la Proloco è l'associazione che da 20 anni, questo il merito non è mio ma è di chi mi ha preceduto e di tutti quelli che ci hanno lavorato, ha dato risalto a questo periodo storico che ha visto Teggiano grande protagonista e che ha consegnato a Teggiano un grande patrimonio artistico-culturale.